Avete telespettatori, ben ritrovato una nuova edizione del TG Oristanese. La presidente dei Lions, Antonella Meloni, chiede che venga posto un sistema di videosorveglianza per far sì che non si ripetano i furti delle piantine posizionate nella rotonda di Bravau. Vediamo. Dopo il furto delle piantine messe a dimora dall'associazione Lions Oristanese, lo sdegno lascia spazio all'amore per la città e il verde urbano e si mantiene alto il significato vero del lavoro dei Lions, che è quello del servizio. Così la presidente Antonella Meloni ha affermato che l'associazione è già al lavoro per riparare al danno subito. Lo sdegno è stato enorme, uno screzio, un dispetto, un'offesa grandiosa per noi che facciamo parte di questa associazione internazionale Lions, e anche nei confronti di tutta la cittadinanza, mi permetto di dire, perché comunque è stata una grossa iniziativa, è stato il frutto di un lavoro di 2 anni che abbiamo coronato adesso. Dovevamo veramente fare una inaugurazione per la presentazione della donazione. E invece ecco che cosa è successo: 50 piantine di oleandrinani che non crescono in Sardegna, per cui dobbiamo attingere ad altre risorse. Noi abbiamo deciso, superando questa ferita, diciamo, questa offesa, di riordinarle, quindi ripiantumeremo nuovamente in modo tale da terminare l'opera, augurandoci però che questo atto non venga ripetuto. Una spesa non indifferente a quella che già era stata affrontata, si parlava di 15.000 euro. Esatto, questo è il frutto di un lavoro. Per noi i lavori si chiamano service, sono dei progetti dove noi creiamo eventi e mettiamo a disposizione il nostro tempo, il nostro servizio e il nostro denaro per poter realizzare appunto dei progetti. 15.000 euro. In realtà il furto ha un valore economico non elevatissimo, ma il valore grosso è quello veramente dell'offesa morale, e quindi abbiamo deciso comunque di terminare nuovamente il lavoro, sperando insomma che questo vada a buon fine. Una cosa è certa, d'ora in poi non si vuole rimanere indifesi rispetto agli atti di vandalismo. Assieme a tutti i miei soci abbiamo chiaramente affrontato il problema, e tutti quanti all'unisono chiediamo che chi di dovere, che chi si deve occupare, a questo punto urliamo questa richiesta della sicurezza della cittadinanza e del territorio soprattutto, metta delle telecamere affinché si veda, si evidenzi insomma l'opera di questi vandali. Ci sono anche degli altri progetti che avete in corso? Allora, noi facciamo tanti progetti, abbiamo appena terminato 3 progetti sulla scuola, che in questo caso è stato l'Istituto Comprensivo Leonardo Alagon, un progetto che ha riguardato la salute e la vista, direzionato ai bambini della scuola dell'infanzia, uno screening sulla vista denominato Sight for Kids, sulla prevenzione dell'ambliopia. Un altro progetto indirizzato invece alle terze e alle prime medie, uno sulle ludopatie in collaborazione con l'ATS Oristano, con il servizio SERD, e un altro servizio, un altro progetto molto bello dedicato invece alle prime medie, che parla dell'educazione alla cittadinanza con l'introduzione di un cane guida. Questo è stato fatto con la testimonianza, perché abbiamo invitato dei non vedenti con i loro cani addestrati, che diventano degli angeli a 4 zampe per queste persone. E questi sono alcuni dei tanti progetti che noi facciamo. Prosegue l'inchiesta sui traffici finanziari intorno al consorzio industriale e la società Vitadello. Vediamo. Manca poco per essere definita una lobby quella che amministra il consorzio industriale di Oristano, potente centro di potere, raffinato e inespugnabile, spettatore e testimone delle tante operazioni che hanno trovato sede ai lati degli ampi viali dell'area dove ricade nei territori di Santa Giusta e Oristano. Un centro di potere rimasto tale nel tempo, dove è passata la costruzione del porto, la realizzazione e gestione dell'impianto di trattamento delle acque, la gestione con la Vitadello della discarica dei rifiuti all'aperto di Tiria e successivamente la costruzione del nuovo impianto di Masangiones, e una iniziale gestione tipo part-time, sempre con la Vitadello, sino al trasferimento da quest'ultima al consorzio dell'impianto per la modica somma di 14 milioni e passa di euro. Stando all'inchiesta avviata dalla magistratura oristanese e condotta dalla Guardia di Finanza, alla Vitadello era dovuta la metà,
Ci sono 7 milioni di euro e passa che non sarebbero dovuti. Somme da capogiro e traffici finanziari messi in discussione da un ricorso che pare maturato nell'ambito di componenti degli organi di controllo del consorzio quando la partita era passata tra le mani. Il valore del trasferimento era quello definito. Questa la precisazione del consorzio. E ora passiamo alla sanità. Sempre più critica la situazione sanitaria oristanese, in particolare nel reparto di medicina, la denuncia dell'Ordine dei Medici. Vediamo. Non si placa la tensione all'interno del reparto medicina dell'ospedale di Oristano dovuto alla carenza di personale medico, aggravato dallo spostamento presso altri presidi. In sostanza si coprono emergenze presenti nel territorio e si indebolisce la struttura centrale di Oristano chiamata a fronteggiare oltre 3.000 pazienti in degenza e un centinaio in regime di DH. A prendere posizione nuovamente l'Ordine dei Medici, osservando che i sanitari operanti sono costretti a turni estenuanti che generano anche situazioni di stress, non vengono assegnate ferie o riposi, non si concedono permessi per la frequentazione dei corsi di formazione. Il documento ricorda che la situazione della sanità in provincia di Oristano è stata oggetto di incontri e dibattiti che hanno coinvolto anche il Consiglio Comunale del Capoluogo, ma non si è andati oltre le parole e la genericità di impegni non portati a compimento. L'Ordine si dichiara contrario allo smembramento dei servizi e delle unità operative per andare a rafforzare altre, provocando una condizione di generale precarietà, lontana da codici etici e comportamentali che devono stare alla base di una moderna assistenza sanitaria. Ultima postilla del documento: la disponibilità del personale medico a collaborare per trovare soluzioni adeguate e non penalizzanti per la struttura, i pazienti, il personale. Sarà confermata a breve la data della conferenza convocata da Adiconsum Sardegna per esprimere lo sdegno verso la sanità che non garantisce le cure ai propri cittadini. Vediamo. La denuncia nei confronti di una sanità malata sarà l'argomento della conferenza convocata dalla Adiconsum Sardegna e inizialmente fissata per oggi, lunedì 3 febbraio, poi rinviata a causa della riunione del Consiglio regionale prevista per la stessa data. Ad accendere il caso, se ancora ci fosse bisogno di elementi altamente infiammabili, il caso della paziente oristanese che non ha potuto ricevere le cure nel reparto di oncoematologia del San Martino, in quanto non abilitato. Non si può morire di burocrazia è l'urlo che si leva all'unanimità e che trova d'accordo anche le associazioni che prossimamente parteciperanno alla conferenza voluta da Giorgio Vargiu. Saranno infatti presenti i rappresentanti dell'Associazione Italiana Leucemie Oristano, Rossana Traversari, di Cittadinanza Attiva Oristano, Maria Grazia Fichicelli, la presidente dell'Associazione Le Belle Donne, Maria Cadeddu, e Maria De Logu per Comunque Donne ODV. Invitati a presenziare Paolo Casula, referente di oncoematologia dell'ASL Oristano, Andrea Luzzu, sindaco di Oristano e presidente del distretto sanitario, insieme ai consiglieri regionali della provincia. Cambiamo argomento. A Nughetu Santa Vittoria si procede con la progettazione di soluzioni per contrastare lo spopolamento. Vediamo. Nei giorni scorsi ci si è soffermati su una corrispondenza proveniente dal centro abitato di Nughetu Santa Vittoria, dove il sindaco Francesco Mura, eletto di recente consigliere regionale, ce la mette tutta per far uscire dalle secche il suo grazioso paese e per arrestarne lo spopolamento. A Nughetu da qualche tempo ha incaricato alcuni specialisti, vere e proprie eccellenze, nel progettare sistemi di qualità in aderenza alle specificità territoriali, quelle del centro abitato e della sua economia. Un approccio seguito che in qualche modo coinvolge una parte importante di questa comunità, soprattutto un gruppo di giovani che a Nughetu resiste, sottratto alla fuga dell'emigrazione. E qui nasce Spop Campus Omodeo, ovvero l'istantanea sullo spopolamento. Segue il collettivo di professionisti che a Cagliari si ritrova in Sardax,
laboratorio di ricerca che studia fenomeni di trasformazione urbana e territoriale, ed infine l'ingaggio di una community manager, il cui ultimo progetto è quello del panificare con i grani dell'antichità. Il segreto è quello del coinvolgimento attraverso un susseguirsi di incontri e riunioni nei quali si tessono i fili delle possibili future opportunità per una comunità che continua a spopolarsi, con 15 abitanti in meno nell'ultimo triennio, tutti attribuibili a persone venute a mancare. E ora ci spostiamo a Narbolia. Venerdì 31 gennaio si è svolto un importante incontro-dibattito. Vediamo il servizio. Su Facebook non si fa altro che parlare di zona franca, argomento trattato nell'incontro-dibattito svolto venerdì 31 gennaio a Narbolia, presso il Salone Parrocchiale. Erano presenti il sindaco di Narbolia, Giuseppe Vargiu, il sindaco di Riola Sardo, Mauro Saba, la dottoressa Maria Rosaria Randaccio, ex intendente di finanza, e lo staff del Consorzio Sardegna Franca. Gli imprenditori italiani costretti a delocalizzare le proprie aziende all'estero per non fallire a causa della esorbitante pressione fiscale potrebbero prendere la residenza fiscale nell'isola per essere esonerati dal pagamento di qualunque tipo di tributo e creare di conseguenza posti di lavoro in Italia anziché all'estero, ha dichiarato la Randaggio. Ancora oggi non ci viene riconosciuto il vantaggio della zona franca, che comprende tutta una serie di sgravi fiscali, ha affermato l'imprenditrice sarda Valeria Cadelano. Comprende tutta una serie di sgravi fiscali, tra i quali non pagare l'IVA, non pagare la maggior parte delle imposte, se non le aliquote minime che sono state predisposte per legge. L'unico ostacolo alla zona franca è la non istituzione dell'Agenzia di Riscossione Sarda, ha aggiunto la Cadelano. Un argomento delicato e difficile, ha affermato il sindaco Giuseppe Vargiu. Di fatto siamo, diciamolo tranquillamente, numericamente in Sardegna pochi, e quindi queste battaglie, se si vogliono intraprendere, bisogna essere veramente in massa, sempre che a livello normativo ne valga, non che non ne valga la pena, ma ce lo possiamo permettere. Ci spostiamo a Macomer, manifestazione contro il CPR, vediamo. Manifestazione a Macomer contro l'istituzione del CPR. Una cinquantina di persone, un po' poche a dire il vero, provenienti da varie parti della Sardegna, si è data appuntamento in città presso il campo sportivo di Sertinu, decise poi a marciare verso l'ex carcere che proprio in questi giorni ha aperto le porte ai primi ospiti del CPR. Non appena però il gruppo si è mosso, inalberando striscioni e gridando slogan, un funzionario di polizia ha loro notificato che, non avendo richiesto l'autorizzazione, il corteo non poteva svolgersi e sarebbe stato interrotto. La carovana quindi si è spostata in un percorso alternativo, camminando sui marciapiedi, per percorrere poi un tratto del corso fino al comune e poi tornare indietro fino a Sertinu attraversando il sottopasso ferroviario. A tratti il corteo ha causato l'interruzione del traffico, ma con il concorso delle forze dell'ordine il disagio è durato pochi attimi. Alla manifestazione non hanno partecipato elementi locali, mentre i membri di un altro comitato contrario al CPR, ma con motivazioni diverse, si era preventivamente dissociato. Durante la sfilata del corteo sono stati distribuiti dei volantini per spiegare lo scopo della manifestazione. Il CPR, si dice nello scritto, servono per tenere i migranti in una condizione di inferiorità legale, terrore, ricattabilità e sfruttabilità. Si configurano come un non luogo dove le persone possono essere private della loro libertà senza che abbiano commesso alcun tipo di reato penale, a causa principalmente del loro luogo di nascita. Sono un elemento di propaganda che fa dell'immigrazione un problema di sicurezza e di ordine pubblico. Il volantino afferma dopo che le condizioni di esistenza dei CPR sono determinate dalla quasi inesistenza di canali di ingresso legali e sicuri e che non è possibile ottenere permessi per ricerca di lavoro e quindi per ricongiungimento familiare vengono concessi con il contagocce. Fattori che, ancora secondo il volantino, costringono le persone ad emigrare illegalmente.
Ieri, domenica 2 febbraio, la Candelora con la consegna dei ceri benedetti ai capi corsa della Sartiglia e della Sartiglietta 2020. Vediamo. Consegnati ieri in un misto di fede e tradizione i ceri benedetti destinati ai capi corsa della Sartiglia 2020. Investitura ufficiale dunque per i componitori dei due gremi, Cristian Mazzuzzi per i falegnami di San Giuseppe e Ignazio Lombardi per il gremio dei contadini di San Giovanni. È un sogno che da bambino sognavo questo momento e finalmente ci siamo. Emozione allo stato puro. Siete pronti insomma per questa bella Sartiglia? Prontissimi in tutti i sensi. Speriamo che San Giuseppe ci assista e ci renda, ci faccia fare la miglior Sartiglia di questo mondo. Grazie. È un'emozione indescrivibile, quindi bisogna provarla. Dopo il 2015 di nuovo tutti e tre insieme, come capito? Sì, esatto. Speriamo di fare il meglio possibile per tutti, per i cavalieri, per la città e tutti gli amici. Emozione palpabile quella respirata ieri nelle case di Via Bosa e Viale Indipendenza, ornate da drappi rossi e bianchi la prima e rosa e celesti la seconda. Occhi lucidi anche quelli degli altri quattro componenti delle pariglie che domenica 23 e martedì 25 guideranno il corteo dei cavalieri. Sconfinata fiducia è stata dimostrata da Gianni Dessì, presidente del Gremio dei Contadini, nei confronti del suo prescelto. E da Carlo Pisanu, presidente del gremio votato a San Giuseppe. Molti anni in meno, ma sentimenti da adulti trasparivano dagli sguardi di Filippo Corona e delle sue compagne di avventura, Benedetta Pinna, 15 anni compiuti il 1 febbraio, e Angelica Salaris, 14 anni, come il componidoreddu. Ricevuti i ceri dal presidente della Proloco Gianni Ledda, anche per loro la Sartiglietta può dirsi ufficialmente iniziata. Filippo, hai 14 anni e sei su componitoreddu di quest'anno, come ti senti? Emozionato, molto emozionato. Beh, tu hai una famiglia di sartiglianti, quindi tuo zio è il presidente dell'associazione e questo forse è un qualcosa di ancora più importante. Anche mio nonno erano tutti sartiglianti, e mio fratello. Da quanti anni corri? Da 2015, da 5 anni. Ti aspettavi di essere su componitoreddu di quest'anno? No, non molto, però dopo tanti anni penso che me lo sarei meritato. Tanti auguri Filippo. E ora vi lascio con le immagini della Sartiglia degli Asini che si è svolta sabato 1 febbraio a Oristano. Buon proseguimento. Thank you.
Thank you.